Se voi leggete il dispositivo, a un certo punto dalla telefonata di Porro si desume che noi avremmo combinato chissà quale pasticcio sulla stessa Marcegaglia, e in cambio di che cosa? Di una cosa preziosissima, cioè di una intervista, addirittura una intervista alla Marcegaglia, la quale parla ogni 2 minuti in televisione e ci ha anche un po' rotto i coglioni, se me lo permettete. Quindi l'ultima cosa nella vita che vorrei fare è intervistare la Marcegaglia. Perché cosa può dire la Marcegaglia se non le solite banalità? Quindi noi non è che volevamo estorcere con le minacce di Porro, che poi Porro, lo vedete che bel killer che è, un'intervista alla Marcegaglia, perché della intervista alla Marcegaglia a noi non ce ne frega niente, dei rapporti con Confindustria non ci importa niente, almeno fin tanto che sono stato io direttore responsabile. La mia impressione è che Sallusti la pensi esattamente come me, per cui almeno su questo piano io vi vorrei tranquillizzare. Non c'è stato nessun desiderio di usare delle armi improprie per strappare delle dichiarazioni a una che quando dichiara ci fa andare il latte alle ginocchia.